Nella serata di ieri 22 agosto, nel contesto del Festival Le Altre Note, che ha fatto tappa in Val di Dentro, è stato presentato, accompagnato dalle note musicali, il libro Smart Food. Sentiamo il servizio di Gloria Massera. Come rimettersi in salute e in forma con 30 alimenti Smart Food, i cibi che allungano la vita? Con questo quesito e questa risposta si è aperta la serata di lunedì 22 agosto in Val di Dentro, proposta dal Festival Le Altre Note, cibo e musica, elisir di lunga vita. La presentazione di un libro per far chiarezza su cosa, quando e come mangiare per vivere di più e meglio. Scritto dalla giornalista Eliana Liotta e dai ricercatori Pier Giuseppe Pelicci e Lucilla Titta, è un libro che propone una dieta con un marchio scientifico, quello dello IEO di Milano, e che spiega come alcune molecole contenute negli alimenti influenzano l'espressione dei geni e quindi il nostro stato di salute. Ma non solo, le sostanze degli smart food, i cosiddetti cibi intelligenti, imbavagliano i geni dell'invecchiamento e accendono i geni della longevità. È vero, smart food significa cibi intelligenti, food è cibo e smart è intelligente. Di questi tempi è smart tutto, è smart il telefono, è smart la televisione e non si capisce perché mai non debba essere intelligente anche quello che mangiamo, considerato che alcuni cibi sono proprio come farmaci per l'effetto che hanno sulla nostra salute come cura, ma anche come prevenzione di tutta una serie di patologie, quali quelle cardiovascolari, neurodegenerative e anche dal cancro. Parla di cibi e di alimenti molto semplici e anche facilmente reperibili. Ci sono 20 longevity smart food, 10 protective smart food. I cibi intelligenti della longevità sono cibi come la lattuga, ma anche il cioccolato fondente, frutta deliziosa come ciliegie, fragole o frutti di bosco, e verdura come il radicchio e le cipolle. Smart food per la quotidianità e cibi con calorie vuote solo in modalità occasionale. Queste le regole di base. Sono i cibi che forniscono le cosiddette calorie vuote, perché danno solo calorie e nessun nutriente, come le bibite gassate e zuccherate, come le patatine fritte. Ecco, quelle sono le patatine fritte in busta, sono da concedersi davvero come in maniera occasionale. Non in maniera rutinaria. Ecco, l'aperitivo con le patatine fritte non è una cosa che ogni sera si può pensare di fare, di consumare. Ad accompagnare la presentazione del libro ben 30 smart piece, ovvero note musicali, scritte da un grande compositore come Marco Betta e ben interpretato dalla pianista Valentina Messa. Sì, è stato un connubio in realtà dovuto all'amicizia che lega Eliana Liotta, che è l'autrice del libro, a Marco Betta, che è un importante compositore italiano. E che ha portato Marco Betta a voler scrivere dei pezzi che si ispiravano proprio agli smart food. Ha scritto questi 30 pezzi che si susseguono senza soluzione di continuità, ma che l'interprete ha la libertà di assemblare come meglio crede, così come è il principio ispiratore di questa dieta, che stabilisce dei principi ma non un ordine canonico, non delle regole fisse da seguire. Alcune sonorità più dolci, altre molto suggestive, volutamente suggestive. Sì, questo è stato, io ho parlato ovviamente come si fa quasi sempre prima di suonare un pezzo scritto di recente, perché questa era la seconda esecuzione di questo pezzo. E, ho parlato con Marco Betta e la cosa su cui lui ha insistito proprio di più era proprio questo aspetto della fascinazione che si doveva cercare di creare, cioè queste atmosfere che non fossero materiali ma che fossero molto sospese, molto evocative per il pubblico. Si è divertita anche lei? Sì, certo, è stata un'esperienza molto divertente, sì.
E dal punto di vista alimentare invece? Beh, ora vado a comprare il libro perché sono molto curiosa anch'io di capire un po' come funzionano questi assemblaggi, così potrò applicarli anche all'alimentazione. Ai musicisti piace normalmente mangiare, che rapporto ha col cibo? Ah, io adoro mangiare, l'ho sempre adorato prima di diventare musicista, quindi ho un rapporto molto libero in realtà col cibo. Mi devo un po' contenere perché lo amo molto. Il libro, edito da Rizzoli, è ristampato in pochi mesi ben 7 volte. Oltre ad informarci su cosa è bene mangiare e cosa è bene invece evitare, contribuirà anche alla ricerca. Per ogni copia venduta viene devoluto alla ricerca, e proprio alla ricerca sugli smart food, la ricerca dello IEO, dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.